vuoi avere l'auto sempre al top da fare invidia a chi la guarda? Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Sono Valerio Cordoni della Carrozzeria Labronica. Cercherò di portare un po' il mio modo di vedere il detailing, le lavorazioni che eseguo attraverso appunto il canale di YouTube che abbiamo. Spero vi piaccia, vi lascio partire con la visione del video, ci rivedremo dopo. Ciao ciao! Eccoci qua, siamo giunti finalmente al momento della consegna. Che dire, è stato un lavoro veramente veramente estenuante, ormai è un classico di queste lavorazioni. La fatica è veramente tanta, però viene sempre bypassata al momento della consegna finale, perché lo potete vedere anche da voi, il risultato è veramente impressionante, grandioso, è un lavoro veramente mozzafiato. Il gloss che siamo riusciti a tirar fuori da questo nero metallizzato è un qualcosa di veramente incredibile. I passaggi che abbiamo utilizzato su questa Discovery sono essenzialmente quattro. Nel lavaggio il nostro obiettivo è stato quello di eliminare tutto lo sporco stradale, i residui di insetti e le contaminazioni superficiali. Difatti, la successiva fase di decontaminazione ci ha permesso di rimuovere tutto quello che la prima fase di lavaggio non ci ha permesso di riuscire a togliere. L'auto, una volta dentro il mio laboratorio, come lo chiamo io, è stata sottoposta a tutti i controlli di stato di usura del trasparente, dove si evinceva in maniera evidente tutti i classici difetti dovuti al lavaggio sotto i rulli, che hanno creato il classico effetto a ragnatela, o più comunemente usato da noi detailer, i classici swirl. Nella successiva fase di lucidatura ho eseguito una correzione a più step, dove ho dovuto far particolare attenzione alla fase di finitura, in quanto questa tipologia di trasparente risulta veramente molto morbido e delicato. Tutto il lavoro è stato completato dalla protezione nanotecnologica, che ha conferito appunto alla carrozzeria estrema idrofobicità e facilità di pulizia per una durata di 3 anni 30.000 km. Io tendenzialmente nei video che farò e vi porterò cercherò di non portarvi marchi, spiegarvi magari che prodotti utilizzo, in quanto gli unici marchi che vedrete sicuramente con me sono questi due, dove uno è la mia azienda e uno è l'Associazione Detailing Italia, dove è solamente l'artigiano che viene messo al centro di tutto. Perché sì, è vero ragazzi, ci sono tantissimi prodotti validi, qualcuno meglio di qualcun altro sicuramente, però è sempre la figura dell'artigiano, il professionista, che secondo me deve essere sempre messa al centro di tutto. Vi ringrazio di essere arrivati a questo punto del video. Qui sotto in descrizione avete tutti i miei contatti per avere informazioni, eventualmente richieste di quanto può costare una lavorazione del genere, anche se invito comunque sia tutti, se volete avere un preventivo definitivo, di recarvi presso di me o presso il vostro detailer magari di fiducia, in quanto fare dei preventivi online senza mai avere l'opportunità di visionare il mezzo, diciamo che lasciano un po' il tempo che trovano, perché le variabili tra cliente a cliente, tra macchina e macchina, sono veramente tantissime. Vi ringrazio nuovamente, scusate, sono un po' emozionato, è il mio primo video che faccio, non è il mio lavoro, come penso potete ben immaginare, quindi grazie veramente di nuovo, ciao a tutti, al prossimo video. Post true.